Eder, Mech, Pallister. Dopo la scelta di uscire dai testimoni di Geova ho deciso anche di andare via da casa. Mi ha spinto il bisogno di tutelare la sicurezza mia e di mia figlia. Vivere in una palazzina dove è stata uccisa una persona, che in questo caso purtroppo è anche la suocera, non mi può lasciare indifferente. Questo ci sta impedendo di abitare serenamente in quel palazzo. Perciò ho deciso di lasciare la casa, d'accordo con mio marito Giuliano. Per il momento ci separiamo, almeno per un po'. I rapporti con i vicini da diverso tempo sono ai minimi termini. Rapporti né di amicizia né di buon vicinato. Nel senso che non ci sono litigi o discussioni, ma semplicemente ci ignoriamo. Le offese che ho ricevuto in questi giorni sono episodi che mi hanno segnata e che mi fanno stare in pena per la bambina, che è molto agitata per quanto sta accadendo in quel palazzo. Di lacrime per mia suocera ne ho versate molte. Non c'è bisogno di farlo in pubblico per dimostrare che quanto accaduto mi lacera dentro. Le lacrime le ho tenute per la mia famiglia perché solo noi possiamo sapere l'importanza che aveva Pierina. Ho sempre ritenuto Valeria e Luis completamente estranei all'uccisione di Pierina. E anche il fatto che da qualche tempo non condividiamo più la difesa dell'avvocato Nunzia Barzan e del consulente Davide Barzan non cambia ciò che penso. L'ho sempre sostenuto e lo ribadisco. Ritrovare Pierina è stata la cosa più sconvolgente della mia vita. Nessuno potrà togliermi l'immagine che ho di lei quando l'ho vista. Ed è un'immagine che mi tormenterà per sempre. Sicuramente quando ho capito che fosse lei il primo sentimento che ho provato, a parte piangere e disperarmi, è stata incredulità. Che potesse essere successa una cosa del genere a una persona a me così vicina. Purtroppo non solo ho capito subito che fosse morta, ma soprattutto che si trattasse di omicidio, dal modo in cui i vestiti erano scomposti. Ora in giro mi riconoscono. Non mi hanno mai detto in faccia assassina, ma le persone ridono sotto i baffi, mi additano e, come un signore l'altro giorno mentre ero a far benzina, sobbalzano nel capire chi sono. Vedo che hanno paura. Anche mio padre è distrutto, psicologicamente e fisicamente da questa storia. Stiamo sostenendo numerose visite mediche perché sta molto male. La situazione venuta si a creare da dopo la morte di mia suocera ha davvero provato profondamente le nostre due famiglie. Ma confido che presto la verità verrà fuori. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.